Nella precedente indagine, cliccate qua in alto, abbiamo considerato l'obiettivo immediato, amministrativo, della declarazio, che è il blocco della Chiesa Cattolica al 28 febbraio 2013 alle ore 20. Ora, in questa parte A dell'indagine, ricerchiamo l'obiettivo sui cardinali voluto da Benedetto XVI. Nella successiva parte B vedremo la risposta di Benedetto XVI alla reazione dei cardinali alla declarazio, che è stata la scelta del conclave al di fuori della Chiesa Cattolica. Da osservare che questa risposta di Benedetto XVI permetterà di comprendere bene il confronto all'interno della Chiesa, iniziato dal Concilio Vaticano II e che lo ha costretto alla declaratio. Ricordare a chi è rivolta la declaratio. Specialmente in questa indagine, su alcune volute imprecisioni presenti nella declaratio, occorre tenere a mente la prima riga di essa, in cui sono indicati i destinatari, che sono i cardinali. Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo concistoro. Le volute imprecisioni della declaratio sono rivolte a loro, per ottenere degli effetti su di loro. Lo scopo strategico di queste imprecisioni è quello di costringere i cardinali della discontinuità conciliarista o a manifestarsi al di fuori della Chiesa Cattolica, come poi hanno scelto, oppure a rimanere all'interno della Chiesa Cattolica. I fedeli, infatti, figli della luce, sempre troppo semplici come colombi e poco prudenti come i serpenti, devono sapere che accanto a cardinali, vescovi e sacerdoti che seguono i quattro Vangeli, vi sono anche cardinali, vescovi e sacerdoti che invece seguono, per esempio, la dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, che è un documento anti-evangelico, perciò anticristico, perciò contro la Chiesa che va da San Pietro a Benedetto XVI. Infatti, mentre i Vangeli indicano la conversione del mondo a Gesù, e disse loro, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Marco capitolo 16, versetti 15-16. Oppure, Gesù si avvicinò e disse loro, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Matteo capitolo 28, 18-20. E così via. Invece, la dichiarazione Nostra Aetate, al capitolo Le diverse religioni, numero 2, comanda ai cristiani la regola neo-gesuita della indifferenza religiosa e della indifferenza divina. Essa, perciò, la Chiesa Cattolica, esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e della collaborazione,
con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana da parte loro, dei cristiani, cosa devono fare? Riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali e socioculturali che si trovano in essi, nei seguaci delle altre religioni. Ossia, il cristiano, come un buon neo-gesuita, dovrebbe aiutare il musulmano ad essere più musulmano, il buddista più buddista, il pachamamiano ad essere più pachamamiano. Infatti, il rito e la processione della Pachamama in Vaticano e il documento sulla fratellanza universale di Abu Dhabi sono due applicazioni di questo documento del Concilio Vaticano II, che finora si credeva creato e sepolto nel 1965. Allora la colpa della Pachamama in Vaticano è della Declaratio di Benedetto XVI? No. La Declaratio ha messo alla prova i cardinali 2013, che alla fine hanno scelto di effettuare un conclave al di fuori della Chiesa Cattolica. Ta 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 ta! La Pachamama, la Abu Dhabi, la Moris Letizia non li ha fatti la Chiesa Cattolica, perché non li ha fatti Benedetto XVI, Sommo Pontefice o Romano Pontefice, ma anche Papa, Sua Santità, Santo Padre della Chiesa Cattolica. Ma li ha fatti la Chiesa dei Cardinali 2013, perché li ha fatti Francesco, che è Papa, è Sua Santità, è Santo Padre di questa Chiesa dei Cardinali 2013. Questi titoli li approfondiremo nella parte B dell'indagine. Ma così Benedetto XVI ha fatto male lo stesso. Primo, cosa avresti fatto tu? Secondo, lui lo ha anche specificato, ben consapevole della gravità di questo atto. Ci pensa lui nell'aldilà. Nessuno si perderà a causa della declarazione. Cominciamo con le volute imprecisioni della declarazione rivolte ai cardinali superbi e dispersi nei pensieri del loro cuore nella realizzazione del loro neocristianesimo e della loro neochiesa cristiano-politeista. Via con l'indagine! Ehi! Scopriamone alcune. Settembre 2023, Mark Voice. Prima imprecisione. La voluta confusione col canone 332. Con piena libertà. Dichiaro di rinunciare. Per quale motivo la declaratio, che tratta del ministerium, ha ripreso il concetto di libertà e il concetto di rinuncia dal canone 332 del Codice di diritto canonico, che invece tratta della rinuncia al munus officio, inducendo così in confusione? Nella declaratio è scritto: per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con
piena libertà. Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005. Ma già 30 anni prima, il canone sulla rinuncia al papato parlava proprio sia di libertà sia di rinuncia. Canone 332, sezione 2. Nel caso che il romano pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente. E non era meglio evitare? Ora, dato che Benedetto XVI ha creato la rinuncia al ministerium da zero, da un foglio bianco, allora, per non far fare confusione, avrebbe anche potuto benissimo utilizzare parole diverse da quelle del canone 332. Per esempio, al posto dell'espressione piena libertà, avrebbe potuto usare senza alcuna costrizione. E al posto di rinunciare, avrebbe potuto usare interrompere perpetuamente. Il risultato sarebbe stato, senza alcuna costrizione, dichiaro di interrompere perpetuamente il ministerium ministero. Tuttavia, con questa esposizione chiara, tutti gli uomini avrebbero capito tutto. Soprattutto i cardinali avrebbero capito che tutti i fedeli avrebbero capito tutto. E allora si sarebbero comportati secondo le aspettative dei fedeli, anziché secondo le proprie voglie. Insomma, non sarebbero stati del tutto liberi e colpevoli delle loro scelte. Seconda imprecisione, la voluta genericità sui convocatori del conclave, da coloro a cui compete. Allora, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, in modo che dal 28 febbraio 2013 alle ore 20 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato da coloro a cui compete il conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice. Non si può dire che su questo punto la declaratio sia chiara. Per quale motivo i responsabili della convocazione del conclave sono indicati in modo così generico? La declaratio o poteva essere più precisa, oppure poteva anche riportare nulla su questo argomento, perché c'è già il documento Universi Dominici Gregis che specifica i responsabili in ogni possibile eventualità. Sarebbe stato semplicemente: la sede di San Pietro sarà vacante e dovrà essere convocato il conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice. Funzionava ugualmente. O le dici per bene le cose, o non le dici per niente. Andiamo alla conclusione. Questa volta la precisione volutamente assente. Le tre parole che avrebbero chiarito tutto a tutti. Chi crea da zero, chi inventa da un foglio bianco la rinuncia al ministerium, infatti non esiste nel codice di diritto canonico, vuol dire che non ha alcuna intenzione, nemmeno in un futuro remoto, di effettuare la rinuncia al munus,
ma che sarà papa fino alla morte. Infatti, nella declarazio è pure specificata per il futuro la dedicazione della vita all'esercizio di una parte dell'attuale servizio petrino. Dunque, fino alla morte. Per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore con una vita dedicata alla preghiera la Santa Chiesa di Dio. Pertanto, dato che Benedetto XVI intende mantenere il papato fino alla morte, se nella declarazio, al posto di «da coloro a cui compete», ci fossero state scritte altre tre parole, «alla mia morte», dal 28 febbraio 2013 alle ore 20, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato alla mia morte il conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice. Tutti avrebbero capito tutto. E però anche i cardinali avrebbero capito che tutto il mondo avrebbe inequivocabilmente capito che la declaratio non era una rinuncia al papato. Dunque, Benedetto XVI non ha voluto questo effetto della chiarezza, che avrebbe in un certo modo costretto i cardinali alla correttezza. Ma Benedetto XVI ha voluto l'effetto della confusione col canone 332 e della genericità sui responsabili della convocazione del conclave. In questo modo ha dato ai cardinali la libertà, la massima libertà e la responsabilità di trattare la declaratio anche secondo i loro desideri. Giunti a questo punto, guardando la declaratio per intero, si comprende meglio che l'imprecisione è una soltanto, quella detta all'inizio. Si tratta dell'associazione dell'interruzione del ministerium ministero servizio con la rinuncia al munus ufficio incarico. Infatti, oltre agli argomenti indagati, la libertà, la rinuncia, i competenti della convocazione del conclave, c'è pure l'argomento della sede vacante e anche l'argomento dell'elezione del nuovo sommo pontefice. Argomenti che però appartengono solo alla rinuncia al munus ufficio incarico. Questa è l'impostazione dell'interruzione del ministerio ministero servizio data da Benedetto XVI. L'obiettivo strategico sulla Chiesa voluto da Benedetto XVI. La declaratio è una prova di libertà rivolta ai cardinali. Secondo me, Benedetto XVI ha voluto mettere alla prova i cardinali. Infatti, se la declaratio fosse stata scritta in modo chiaro e distinto, i cardinali avrebbero potuto rispondere in due soli modi: o rispettarla oppure contestarne la validità. Invece, grazie alla confusione e alla genericità inserite, i cardinali potevano rispondere alla declaratio in ben tre modi. Potevano rispettarla,
potevano distorcerla, volontariamente o involontariamente, come poi hanno fatto, oppure potevano contestarla. Vediamo le reazioni a queste tre risposte dei cardinali, sia da parte di Benedetto XVI, sia da parte dei cardinali. Da parte di Benedetto XVI, con le prime due risposte dei cardinali, il rispetto e la distorsione della declarazio, la Chiesa Cattolica sarebbe stata bloccata il 28 febbraio 2013. In modo che dal 28 febbraio 2013 alle ore 20 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante. E questo determina il blocco della Chiesa Cattolica. Invece, con la terza risposta, la contestazione della validità della declaratio, Benedetto XVI avrebbe potuto annullare la declaratio con un altro documento. E poi forse avrebbe potuto cominciare a comunicare apertamente la situazione all'interno della Chiesa, negli Angelus della Domenica, nelle encicliche, nei libri. Sostanzialmente avrebbe potuto spiegare ai fedeli, troppo candidi come colombi e poco prudenti come serpenti, le problematiche dell'applicazione del Concilio Vaticano II, la contrapposizione tra il partito della continuità con la Chiesa da San Pietro a Pio XII e il partito della discontinuità dalla tradizione. Ora vediamo, dalla parte dei cardinali, le loro tre possibili risposte alla declaratio. Prima risposta. Se i cardinali avessero contestato la legittimità della declaratio, allora, come detto prima, Benedetto XVI avrebbe potuto annullare la declaratio con un altro documento e poi avrebbe potuto mettersi a parlare contro il partito del santo aggiornamento della Chiesa secondo lo spirito del Concilio. Seconda risposta. Se i cardinali avessero rispettato la declaratio, allora, dopo la morte di Benedetto XVI, nel gennaio 2023, i cardinali del 2013, sopravvissuti e con meno di 80 anni alla morte di Benedetto XVI, avrebbero effettuato il conclave della Chiesa Cattolica. Quindi con Bergoglio escluso dal conclave, perché avrebbe avuto 87 anni, ma comunque eleggibile. Terza risposta. Se i cardinali avessero distorto il significato della declaratio, allora avrebbero effettuato un conclave al di fuori della Chiesa Cattolica, come è poi avvenuto con Bergoglio, sia elettore sia eletto, a 77 anni. Le imprecisioni buone per i cardinali buoni. Accanto alle due imprecisioni di tipo concettuale, nella declaratio vi sono anche diverse imprecisioni di tipo grammaticale. Imprecisioni evidenziate a cominciare dal latinista Luciano Canfora, appena il giorno dopo la declaratio, il 12 febbraio 2013. Imprecisioni grammaticali indagate da Andrea Cionci nelle sue ricerche e anche da molti siti internet. Basta ricercare errori declaratio e vengono fuori diversi risultati. Ora, queste imprecisioni grammaticali
tra cui addirittura due veri e propri errori di coerenza nelle declinazioni, sono molto improbabili per un super latinista come Joseph Ratzinger. Pertanto, sono imprecisioni deliberatamente volute, come le due imprecisioni concettuali viste prima. Allora, per quale motivo Benedetto XVI ha inserito nella declarazione anche questo secondo tipo di imprecisioni? Secondo me, Benedetto XVI, dovendo mettere alla prova i cardinali, ha dato tutte le possibilità sia ai cattivi sia ai buoni di manifestarsi. Le due imprecisioni concettuali viste prima permettevano ai cardinali superbi, figli di questo mondo, di distorcere il significato della declaratio come di una rinuncia al papato. Invece, le imprecisioni grammaticali, secondo me, avrebbero permesso ai cardinali più scrupolosi, figli della luce candidi come colombi, di sollevare la questione della legittimità del conclave in assenza della verifica della validità formale della declaratio da parte del decano dei cardinali, sia con dei canonisti, sia direttamente con Benedetto XVI. Insomma, ci sono degli errori? Allora, prima si riscrive per bene la declaratio insieme a Benedetto XVI e poi si procede al conclave. Anche perché il solito canone sulla rinuncia al papato, anche se la declaratio non è la rinuncia al papato, ma solo ad alcune attività, il canone prescrive l'obbligo dell'esattezza. Canone 332, sezione 2. Nel caso che Romano Pontefice rinuncia al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata. Ora, la parola debitamente significa giustamente, opportunamente, convenientemente, adeguatamente. E tra i vari significati di giustamente c'è anche esattamente e correttamente. Quindi gli errori di tipo grammaticale rendono la declaratio un documento non esatto e non corretto. Di conseguenza, le imprecisioni e gli errori grammaticali della declaratio permettevano ai cardinali buoni di pretendere dal decano, in forza del diritto canonico, in forza del canone 332, la verifica e la correzione, insieme a Benedetto XVI, della forma grammaticale della declaratio. Perché gli errori di grammatica sono errori di comprensione. Ad un certo punto non si capisce più esattamente cosa c'è scritto. Tuttavia, nel caso del rifiuto da parte del decano della verifica della validità formale della declaratio, le imprecisioni grammaticali fornivano anche ai cardinali colombi una giustificazione per
non partecipare al conclave del 12 marzo. Infatti è opportuno sapere che la partecipazione al conclave non è obbligatoria. Universi Dominici Gregis numero 37, modificato da Benedetto XVI col documento Normas non nullas, ordinò inoltre che dal momento in cui la sede apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per 15 giorni interi gli assenti prima di iniziare il conclave. Se invece sono tutti presenti, possono iniziare subito. Trascorsi però al massimo 20 giorni dall'inizio della sede vacante, tutti i cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione. Insomma, chi c'è elegge, chi non c'è non elegge. Non c'è l'obbligo della partecipazione. Infatti, al conclave di Bergoglio, due cardinali non hanno partecipato. Uno per motivi di salute e un altro perché aveva possibili problemi con la legge. Quindi, cosa si ricava da queste imprecisioni grammaticali volutamente inserite nella declarazio? Che se esistevano cardinali scrupolosi, figli della luce, candidi come colombi, questi non ne hanno approfittato, forse per incompetenza, forse per debolezza psicologica, forse per idolatria dell'obbedienza al decano, eccetera. Alla fine, i cardinali elettori di Bergoglio saranno 115, che sono 115 traditori di Benedetto XVI e della Chiesa di Gesù, anche se non hanno votato Bergoglio, perché hanno partecipato al conclave contro Benedetto XVI e contro la Chiesa di Gesù. Adesso i cattolici lo sanno e adesso la Chiesa cattolica è passata nelle mani dei cattolici, precisamente nelle mani dei preti cattolici e nei portafogli dei fedeli cattolici. L'effetto della declaratio sui fedeli. Dalla parte dei fedeli, la declaratio, alla fine, non porterà nessuno all'inferno. Alla fine, ognuno avrà i suoi. Un fedele non è una macchina che non deve pensare. Le colpe sono individuali. La salvezza è personale. Infatti, tantissimi fedeli hanno compreso che la declaratio non è una rinuncia al papato. In modi diversi, alcuni anche imprecisi, contro la versione ufficiale del Vaticano e di tutto il mainstream. Marco Alonso, Fra Alexis Bugnolo, Don Alessandro Minutella, il giornalista Andrea Cionci, i tantissimi Cioncini, la giurista Estefania Acosta, il giurista Anton Sanchez Saez, il sottoscritto, quelli che vedono i miei video e tantissimi altri lo hanno capito. Perfino i legittimisti e contemporaneamente accusatori di Bergoglio di eresia, anzi eresie, come Aldo Maria Valli, Andrea Tosatti, le due di Cooperatores Veritatis, eccetera, hanno compreso che c'è qualcosa che non va
nella declaratio, anche dal loro punto di vista. Nessun fedele andrà perduto per la declaratio. Un fedele non è una macchina che non deve pensare. Le colpe sono individuali, la salvezza è personale. Allora, nella parte B di questa indagine, vedremo la risposta di Benedetto XVI ai cardinali che hanno scelto di convocare un conclave al di fuori della Chiesa Cattolica. Attenti, questa risposta costituisce a tutti gli effetti la seconda pagina della declaratio, la conclusione. Si tratta del saluto di congedo del Santo Padre Benedetto XVI agli eminentissimi signori cardinali presenti in Roma del 28 febbraio 2013. E in questo saluto la risposta di Benedetto XVI ai cardinali è: voi volete fare una istituzione? Andate a cercarlo. È una cosa apocalittica, da fine dei tempi. A presto!